È stato letto proprio adesso dall'Epistola di San Paolo ai Colossesi, dove Dio ha voluto e si è compiaciuto di abitare pienamente in tutta la sua pienezza nel Signore Gesù, e che noi diventiamo nemici nella mente, quindi lui ci chiama di opere malvagie, quindi lo stesso pensiero negativo che noi non crediamo che Dio Onnipotente Gesù fa diventare un'opera, quindi un pensiero diventa un'opera malvagia. E invece se noi crediamo in Lui, noi diventiamo santi, irreprensibili e senza colpa, perché Dio ci guarda non direttamente a noi, ma ci guarda attraverso l'opera che il Signore ha fatto, quindi ci vede come santi, irreprensibili, proprio in virtù del grande sacrificio che il Signore ha fatto sulla croce per noi. È stato dato un invito alle persone di accettare il Signore Gesù come proprio personale Salvatore, e quindi preghiamo che le persone possano farlo e ringraziamo il Signore per la sua parola. Adesso tra un attimo vediamo se ci sono delle persone che hanno delle domande. E grazie a Dio.